Quello che segue è il resoconto dello shootout che abbiamo organizzato prima d'estate a Padova da Sound Image ed è un confronto tra cinque televisori che sono l'espressione di quattro tecnologie, quelle più importanti, quindi LCD Mini LED, OLED White RGB, OLED White RGB con MLA e infine anche QD OLED. Abbiamo aspettato a pubblicare questo video per varie ragioni, ma soprattutto per dare visibilità al nostro prossimo shootout che sta per partire e che si svilupperà in quattro tappe, ad iniziare dal 15 e 16 novembre a Milano da Audio Quality, poi a seguire il 22 e il 23 novembre a Bologna, sempre da Audio Quality, poi il 6 e il 7 dicembre a Roma da Gruppo Garman e infine di nuovo a Padova dove tutto era iniziato il 13 e il 14 dicembre. Attenzione però perché il confronto tra TV e videoproiettori è possibile solo in presenza, perché non esiste al mondo, almeno ad oggi, anche nel settore professionale, una videocamera che abbia la gamma dinamica necessaria, servirebbero più di 20 stop, ma anche un bilanciamento che sia in grado di funzionare con tutte le tecnologie. Per essere più chiari, nelle immagini che seguiranno ci saranno televisori che saranno più o meno con un bilanciamento del bianco e con dei colori normali, alcuni invece avranno una dominante rosa magenta. Questo perché i sensori d'immagine delle camere che abbiamo utilizzato sottostimano il verde e anche il blu. Quindi questo è un motivo in più per partecipare ai prossimi shootout in presenza. Considerate quindi questo video una specie di resoconto, ma nulla di più. Se siete curiosi, vi aspettiamo in una delle quattro prossime date. L'ingresso è assolutamente gratuito. Trovate informazioni sia in descrizione che ovviamente anche su avimagazine.it. Allora, Nicola, abbiamo appena finito. Sono le 16:30. E facciamo un piccolo recap, dai, per chi non c'è stato. Perfetto, allora iniziamo dai TV. Qui abbiamo il Samsung S95C QD OLED 65 pollici, a seguire Sony A95L QD OLED 55 pollici, MZ2000 Panasonic 55 pollici, OLED White RGB con MLA, quindi la tecnologia con le microlenti. Abbiamo poi TCL 55 pollici C805 LCD con mini LED. Per finire abbiamo Loewe Build-i 48 pollici OLED WRGB. Come catena video abbiamo utilizzato una Apple TV 4K di seconda generazione, abbiamo avuto anche il lettore Dune 8K, l'ultimo media player il più evoluto della gamma, e abbiamo utilizzato anche un lettore Sony, l'UDP 700, che è quello di fascia diciamo più economica, ma è comunque un lettore davvero buono e che ci ha dato quindi la possibilità di far vedere anche i dischi, non solo Blu-ray, non solo 3D Blu-ray, ma siamo partiti in realtà dai DVD. Abbiamo visto diverse cose molto interessanti in questo shootout, alcune non ce le aspettavamo. Abbiamo ad esempio visto e fatto vedere anche a tutti i partecipanti che i QD OLED hanno sì una capacità di saturare meglio i colori sulle altissime luminanze, ma che al contrario faticano un po' sulle basse luminanze. Quando la luce scende, i colori si desaturano. Abbiamo ad esempio visto con la Apple TV 4K nel trailer di Spider-Man. Ci sono delle parti dove il rosso in quel trailer, in quei film, è davvero molto carico, dovrebbe anche eccedere lo spazio colore di DCI-P3, però quando la luce va a scendere su schermo, il QD OLED della Samsung e soprattutto il Sony che lo fa probabilmente un po' di più, il rosso non è veramente rosso, diventa più arancione, invece sul Panasonic rimane perfettamente rosso, anche sul TCL. Il TCL è perfetto da questo punto di vista, è probabilmente il migliore da questo punto di vista, il mini LED veramente è pulitissimo. Quindi non ci sono anche cose che non ci aspettavamo. Per contro abbiamo visto anche che c'è il Panasonic, sempre sulle bassissime luci, quando i contenuti sono molto compressi. Ad esempio abbiamo visto un Blu-ray bianco Hunger e Games che ci ha portato Stefano, che esatto, cioè, ringraziamo. davvero ci ha fatto veramente scoprire una cosa che non avevamo visto non così chiaramente. Una scena molto scura, con una compressione. Nel passaggio tra le parti più scure e l'incarnato della pelle ci sono delle specie di flash, è quello che si chiama chrominance overshoot, e oltre a quello si nota che il passaggio tra le varie sfumature genera un po' di bending, le sfumature non sono proprio lisce. Abbiamo visto che sul Panasonic si vede, è molto più facile da vedere, sui QD OLED è molto più contenuto, non è che sia zero, però
è molto più contenuto, si vede molto meno. Abbiamo anche visto che l'LCD, il mini LED, è molto buono, soprattutto per la luminosità. Tutto schermo fa 600 nit, soffre invece un po' sul resto. Certo, è un prodotto molto più economico. Aggiungo giusto qualche considerazione. La prima riguarda la grande fatica per organizzare e portare a termine un'operazione del genere, non soltanto per coordinare il tutto, anche grazie agli amici che ci hanno aiutato, senza i quali non avremmo sicuramente portato a termine questo progetto. Il tempo per la calibrazione, perché non abbiamo fatto vedere solo i TV nella loro impostazione predefinita migliore, nella maggioranza dei casi il filmmaker mode professionale per quanto riguarda Sony, Cinema per quanto riguarda TCL e anche Loewe, ma li abbiamo anche calibrati, abbiamo fatto anche vedere la differenza tra prima e dopo la calibrazione. E per quanto riguarda la calibrazione abbiamo scelto un punto del bianco che fosse condiviso da tutti i televisori, questo in modo da non distrarre il pubblico dalle deviazioni dalla colorimetria di riferimento. Bene, tengo anche a sottolineare che abbiamo raggiunto con la calibrazione anche il massimo che sono in grado di esprimere le macchine, quindi 1200 nit di picco se non sbaglio per quanto riguarda il Samsung, circa 1400 per quanto riguarda il Sony, abbiamo sferrato le 1500 candele con il Panasonic, 1480 se non sbaglio, quasi 1100, tra i 1000 e 1100 candele non ricordo il TCL e 350 candele per quanto riguarda il Loewe, più vicino al 300 che al 350, e questo è stato molto interessante perché abbiamo dimostrato che 300 candele non è un quinto di 1500, ma è più o meno la metà, perché dal punto di vista percettivo non ci dobbiamo scordare che non abbiamo un gamma, per cui per avere un raddoppio della sensazione percettiva di luminanza ci vuole 5 volte la potenza, quindi alla fine il Loewe se la cavava benissimo, soprattutto con le scene più scure e con i contenuti con una PL non elevatissima. Ci tengo anche a sottolineare la potenza del nuovo lettore Dune HD 8K con il nuovo Amlogic, grazie anche alla preziosa collaborazione di Vincenzo Graziano, che è quello che mi ha consigliato di comprarlo e che anche ormai conosce tutto di questo lettore, che si è anche prestato per un piccolo setup con il nuovo firmware appena uscito. E, che dire, sì, siamo fermi alla passata generazione perché siamo ai primi di giugno, abbiamo ancora l'MZ, abbiamo il Samsung serie S95C, il Sony A95L è ancora il top di gamma, però diciamo che sono TV tranne il TCL della passata generazione. Abbiamo approfittato del momento anche per fare un piccolo test sull'audio, non tanto per sottolineare la mefitica qualità dei sistemi di produzione audio dei televisori, ma anche per mettere un po' in chiaro che ci sono differenze enormi tra un TV e l'altro. Ci siamo limitati a misurare la risposta in frequenza con rumore rosa nell'ambiente, quindi anche con differenze, perché come potete vedere ci sono alcuni TV che sono un po' più vicini alla parete di fondo, altri che sono in un angolo, però le differenze sono così eclatanti che questa incide pochissimo sul risultato. Ci è piaciuto di più sicuramente il Sony per l'equilibrio generale, soprattutto per l'estensione sulle alte frequenze, veramente un passo avanti. Sulle basse magari c'è anche qualcuno che fa un po' meglio come il Panasonic, però pecca un pochino sulle alte frequenze, anche se poi ha tutta la parte di SP col beamforming che è straordinario. Samsung è stata una delusione sia in gamma alta sia in gamma bassa, ma soprattutto per la bassa potenza, la pressione sonora in distorta con una distorsione diciamo ancora accettabile è veramente un po' troppo contenuta. Il TCL è potentissimo, ma anche qui un po' limitato in frequenza, e il Loewe che paga la disposizione degli altoparlanti che sono posteriormente e che quindi soffre tantissimo in estensione in alto e non solo in basso. Una comparativa anche audio che è stata apprezzata dalle persone che si sono rese conto, soprattutto rispetto alla comparativa che è stata effettuata nella stanza accanto con i nuovi diffusori SQS e con l'impianto Dolby Atmos con Marantz e con il lettore BenQ, diciamo che non c'è proprio possibilità di confronto tra una riproduzione con dei diffusori anche piccoli bookshelf e quello che riesce a restituire un TV di fascia alta. Ne approfittiamo anche in chiusura per ringraziare Luca Sissi,
di XF Audio. Venitelo a trovare qui a Padova, è stato veramente un padrone di casa eccezionale. Senza di lui questo evento non si sarebbe mai potuto organizzare. Vi ricordiamo anche di controllare V Magazine, pubblicheremo tutti gli articoli, ce ne sarà probabilmente più di uno, con tutte le misure complete, le nostre analisi e le nostre conclusioni, quindi tenete d'occhio il sito.